Nel cuore di Milano, Art Gallery ospita Biennale Milano 2023, dove artisti di tutto il mondo si riuniscono per presentarci le proprie opere. Siamo in compagnia di Salvo Nunez. Lui è l'ideatore, beh, intanto curatore d'arte, scrittore, tante cose, vero Salvo? Beh, si vive con passione, ciò che si ama si fa e quindi si cerca di fare ciò che piace e si sente dentro. Chi vive con l'emozione, chi vive di passione, riesce a vivere una vita felice quantomeno e quindi andiamo avanti. Però questa sera tu sei il curatore di qualcosa di particolare. Eh sì, la Biennale di Milano, Milano non è seconda certo a Venezia, è una grande città, per me è la vera capitale d'Italia dove c'è energia, si possono realizzare i sogni e quindi sono proprio felice di poter dare inizio a Biennale Milano. Biennale Milano, Biennale International Milano. Art Meeting, ecco, dove International ci sono... perché abbiamo artisti da tutto il mondo che vengono a Milano da per mettersi un po'... Una cinquantina di paesi, la mostra si apre sulle donne, è stata studiata tanti mesi fa, adesso è più attuale ancora il tema perché con l'ultima... E, diciamo tragedia di questa ragazza veneta Giulia, certo, e quindi sulle donne e sulla violenza contro le donne, quindi le opere sono, la maggior parte delle opere sono a tema. Però ecco, io so Salvo che Biennale Milano non è solo opere d'arte ma è dedicato all'arte in generale, vero? Sì, esatto, ci sarà anche la musica, la poesia, la scrittura, ci saranno l'arte a 360 gradi da stasera, poi tutti gli altri giorni lo vedremo in pratica proprio. Ci vuoi commentare qualche opera? Beh, possiamo qualche girare, magari anche partiamo da qui, da Sonia Bardella che ha fatto questo arazzo meraviglioso, a questa che è un po' più di leggiadria, okay. Sì, una lavorazione, quindi qua riusciamo a trovare qualcosa di diverso e poi spostandoci in questa direzione incominciamo a vedere un bosco, un qualcosa di penetrante, e da Eugenio Beltrami, Pietro Panza, fino ad arrivare addirittura all'ultima cena come messaggio per dire questi sono gli artisti e il signore, se non era un artista per antonomasia, che ha creato così cose meravigliose, le farfalle, no? I certo, fiori, le donne, di che parliamo? E quindi è andato oltre, voglio dire, è un artista, è il più grande, voglio dire, e quindi di qui troviamo qualcosa di colorato, di simpatico e poi i miei viaggi, come vedete, riescono a essere introspettivi, a volte un po' immaterici. Si parla di natura, di donna, di ambiente. Ecco, vedi, attraverso l'immagine di Michela Ilari, le donne, si apre, come abbiamo detto prima, sulla donna, certo, sull'ambiente, sulla violenza della donna, che è un tema fondamentale. Poi vediamo, ci sono Cardinali che fa qualcosa di più difficile, diciamo, e anche questo parla sempre della stessa tipologia di tema, come puoi vedere. Tecniche pittoriche, qual è che va... ultimamente la più usata, quella ti piace e quella che più va, perché la vendita, okay, va così, va emozionale, la vendita emozionale è come una donna, a te può piacere tanto a una che a me può dire meno, quindi detta in maniera gretta proprio ci sono, certo, c'è la pittura più grassa, la pittura più asciutta, quella più perfezionista, c'è l'astratto, anche se io sono solito dire che, anzi l'ho rubata a Vittorio questa, che l'arte antica era molto difficile farla e facile da capire perché vedevi scene da 3 metri, anni di lavorazione, l'arte moderna giri è molto più facile da fare, 4 pennellate, però è più difficile da capire. Cosa ha voluto dire il pittore? Allora chiudiamo così, come facendo, facciamo vedere, un po' di libri. Facciamo vedere i libri. I libri, c'è anche qualche questi tuo libro? Questi li abbiamo presentati. No, qua non ci sono purtroppo, però vedi. Bruno Vespa. Mattia Predi di Vittorio, Gino De Domini, questo l'abbiamo fatto con Vittorio nel 2011, mi sembra, la Biennale di Venezia. Mattia Preti, noto artista calabrese. Miezzaca. Vero? Poi abbiamo creato Auges, Bruno Vespa, il libro del Papa, Francesco Alberoni che era un caro amico, Gillo Dorfri, Salviero Martini, Zichichi che abbiamo presentato qui, Pierpao Pasolini di Villa, Katia Ricciarelli, insomma li abbiamo presentati tanti, siamo andati a... cerchiamo manca qualcosina. Il tuo Salvo, mettiamo il tuo, i miei qua non faremo ci sono. Una petizione, beh, ne ho fatti più di qualcuno, certo nessuno li compra perché... Ma non è vero, vi ringraziamo. Salvo, grazie a voi Andrea, è una persona eccezionale, da Belluno, unica, da Belluno. Saluto a tutti ragazzi, venite a vedere le nostre montagne, venite a vedere il nostro cibo e le nostre donne e il nostro mare di Alassio dove Luca Galtieri è lì.